Ultimo impegno del 2018 per l'Italia di Mancini, amichevole a Genk contro gli Stati Uniti. Nazionale rivoluzionata rispetto al match di sabato scorso con il Portogallo, debutto assoluto per Sensi, prima volta da titolari per Emerson e Lasagna. L'Italia mostra subito l'anima delle ultime uscite, imporre da subito ritmo e gioco. Prima occasione per Chiesa, chiuso dall'uscita di Horvat. Al 18esimo Sensi disegna l'assist per Bonucci, ci mette il guanto Horvat che salva ancora la porta statunitense. Prima dell'intervallo è Berardi ad armare il mancino, la palla spettina la traversa e si va a riposo fermi sullo 0-0. Si torna in campo con il 13esimo esordiente dell'era Mancini, dentro Grifo, fuori Chiesa. La prima occasione della ripresa nasce da un'invenzione di Bonucci che mette Lasagna tu per tu con Horvat, il portiere del Brugge para ancora. Mancini toglie Berardi e inserisce Ken, primo classe 2000 a giocare in nazionale e 14esimo debuttante scelto dal CT. Il primo pericolo per la porta azzurra arriva un minuto più tardi, Sirigu sfodera una prodezza sul colpo di testa di Zimmermann. Passata la paura gli azzurri riprendono a comandare il match, Grifo libera il destro e Horvat si conferma migliore in campo della serata. Lo 0-0 sembra cristallizzato invece a 30 secondi dallo scadere dei 4 minuti di recupero, una ragnatela di passaggi immobilizza la difesa statunitense ed è Politano a tessere l'ultimo filo. Primo gol in nazionale alla sua seconda presenza per l'attaccante dell'Inter che firma così il terzo successo della gestione Mancini. L'Italia vince con ampio merito sebbene all'ultimo respiro, prossimo appuntamento domenica 2 dicembre a Dublino per il sorteggio dei gironi di qualificazione ad Euro 2020.